spettacolo? Oggi realizzeremo questo origami davvero, davvero particolare. Un'esplosione di colore fra le vostre mani. Vediamo come dopo la sigla. Bene, iniziamo ricavando 12 quadrati della grandezza che preferite. Pieghiamo il quadrato sulla diagonale. Apriamo e pieghiamo tutti gli angoli verso il centro. Adesso giriamo il foglio e pieghiamo a metà. Apriamo il lavoro e pieghiamo le due metà a metà. Lo giriamo sul lato e pieghiamo i due lati basandoci sulle punte dei due triangoli. Ora giriamo e dobbiamo formare questi triangoli che abbiamo formato prima con le linee. Ora portiamo questo triangolo in corrispondenza di quello sotto. E facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Ora prendiamo, basandoci su questa piega, lato, lo teniamo bloccato e creiamo un angolino e andiamo a schiacciare con il e riapriamo. Facciamo la stessa cosa anche di qua. Poi giriamo e facciamo la stessa cosa entrambi i lati. Bene, quello che otteniamo è questo e lo dobbiamo ripetere per 12 volte. Creiamoci il nostro spazio e andiamo a vedere la composizione. Mettiamo queste due piegoline esattamente alla metà dell'altro pezzo. Stessa cosa facciamo con un altro pezzo. Compattiamo il lavoro. E ora andiamo a scoprire a cosa servivano le nostre piegoline. Pieghiamo qui. Mi raccomando, schiacciate bene. Ora chiudiamo e schiacciamo bene. Lo giriamo e facciamo la stessa cosa da questo lato.
partiamo di nuovo e schiacciamo bene da un lato e dall'altro. Bene, ora andiamo a formare delle pieghette, non al primo ma dal secondo. Basandoci sulla piega creata in precedenza. E chiudiamo. Facciamo la stessa cosa per tutti i lati, tralasciando l'ultimo. Bene, sembra difficile, ma in realtà è solo questione di manualità. Adesso giriamo e facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Una volta fatto anche questo passaggio, dobbiamo andare ad unire le due estremità. Facciamo esattamente come abbiamo fatto per unire ogni pezzo. Guardate che colori, verrà una cosa spettacolare. Giriamo, ricreiamo la nostra piega delle due estremità unite, andiamo a formare la nostra che è in pratica la stessa piega che abbiamo fatto per ogni pezzo poco fa. Questa è la parte più complicata di tutto il nostro lavoro. Cosa con il lato accanto. Schiacciate bene. Come vedete, da questo lato lo abbiamo chiuso, ma dobbiamo chiudere il lato opposto. Giriamo quindi tutto il lavoro e lo apriamo. E andiamo a chiudere anche da questo lato le due estremità che sono state unite. Formiamo la nostra tricolina. E andiamo a fare le nostre due pieghette. Chiudere e schiacciare. Ed ecco qui, Talpini, finalmente il nostro origami capolavoro è finito. E questo gioco di colori che a ogni movimento cambia forma è veramente spettacolare, potete giocarci per ore. Guardate che colori, guardate, guardate,
veramente bello, rilassante, magnifico. Mamma mia. Sembrano quasi dei fuochi d'artificio. Veramente stupendo. Penso che con questo grandi e piccini possano divertirsi all'infinito. Cioè, ogni forma veramente stupendo. Super colorato. Rimarrei ore e ore a fare questi giri. Bellissimo. Allora Talpini, questo è solo uno degli origami speciali che faremo qui a Talpina Channel. Seguitemi e soprattutto iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao, alla prossima!